Ce l'abbiamo fatta! Quel prototipo non era necessario. Sono sicuro che avrei solo dovuto sistemare la frequenza. Sì, scusa per l'inconveniente. Spero che salvarti la vita non ti abbia dato fastidio. No, la perdono. So che distruzione e carneficina sono parte della sua natura. Senza non sarebbe lo stesso. O non sarebbe altrettanto utile. Dio santo, che tu questa macchina che fa impazzire gli Ecrit? Dovrei condurre più esperimenti per esserne certo. Fissare un concetto di sanità mentale per queste creature potrebbe essere proibitivo di per sé. Tuttavia, sono lieto che la base abbia potuto assistere alla mia scoperta. Cosa? Mi stai dicendo che l'hai fatto deliberatamente? Assolutamente no, ma l'esperimento è comunque stato un eclatante successo. Gli Ecrit sono stati influenzati, non vede? Ho capito come comunicano e l'ho replicato. Dissezionando molte varietà di Ecrit, ho trovato un recettore che essi hanno in comune. Può vederlo come una specie di radio ricevente biologica, ma sarebbe stupido, dato che è tutto molto più complicato. L'energia termica è un elemento inusuale, con proprietà elettromagnetico-sonore uniche. È molto più che sangue ed energia, è il modo in cui gli Ecrit si coordinano tra loro. Sembra che abbia trovato una frequenza di vibrazione che li mette in agitazione, il che di per sé è di uso pratico limitato, ma immagini come potremmo utilizzare questa scoperta. Se trovassi la lunghezza d'onda che riesce a calmare gli Ecrit e a renderli docili, raccogliere energia termica nelle quantità di cui abbiamo bisogno si ridurrebbe ad un mero problema logistico, come costruire un enorme mattatoio. Sì, allora ti lascio lì dentro e torno alla base. Dio santo, boh, questa qui vuole fare un allevamento di Ecrit. Beh, non allora, abbiamo visto già che nel capo dei dimenticati c'è quel che è riuscito ad allevare dei Gondo. Quindi potrebbe essere possibile. Ascolta, non voglio causare il panico generale o cose simili, ma osservavo la base Coronis quando stavo arrivando. È messa male. Per come aumenta l'intensità delle tempeste, temo che sia solo questione di tempo prima che l'integrità strutturale sia compromessa. Non lo so, Doc, mi sembra un'ottima ragione per causare il panico. Hai suggerimenti? Forse. Ci sono alcuni test che vorrei condurre, ma avrei bisogno del tuo aiuto. Ti chiamerò e ne parleremo in dettaglio. Nel frattempo sono sicura che Braddock vuole rivederti. Oh, adesso torniamo da Braddock, quindi. Tanto mi si è buggato lì. Gli Ecrit si ritirano. La stazione Delta è sicuro, pare. Lo sciame sta ritirandosi anche dall'hangar. Qualunque cosa tu abbia fatto, Jim, funziona. Te ne siamo molto grati. Felice di dare una mano. È bello essere di nuovo a casa. Sì, bello essere di nuovo a casa, se non fosse per il fatto che appunto mi si è buggato prima le cose nella mappa e comunque siamo stati attaccati da Ecrit di qualsiasi genere, embi, separa, bossepaia, attacca, guarda, dai, maschio, femmine, stronzi. Oh, usciamo da qui, va. La scienza non è una scienza esatta. Il più delle volte è caotica e direi imprevedibile. E lascia spesso strano odore sulle dita che non si riesce a levare. La natura è piena di meravigliose contraddizioni. Un soufflé di ironie e di impossibili cose. Cavallucci marini maschi incinti. Rane che mangiano i loro figli. Un pianeta e la sua intera popolazione che condividono lo stesso sangue. Ho osservato queste cose coi miei stessi occhi, scavato la verità dai corpi con le mani nude. Ogni risposta, e intendo ogni risposta, può essere trovata dissezionando in profondità. Ogni segreto può essere svelato se il bisturi è abbastanza affilato. Questa è la scienza. 80% pazienza, 20% squarciare con un bisturi. Presto, padre. Ok, dopo questa registrazione del dottor Kovac, torniamo indietro. Ah, oh, che bello, è stata tutta la normalità, più o meno, perché siamo mezzi messi male, come ha detto Roman.
Le tempeste stanno aumentando e dobbiamo assolutamente trovare la causa di tutto questo. Intanto, Braddock, ci vuoi salutare? Sicuro ci può salutare, Braddock, sicuro. Ehi! Ma questo è. Intanto ragazzi, vi saluto qui, il video si conclude ancora una volta con il filmato. Se il video se avete ancora ci dai piace, guardate, iscrivetevi, se volete iscrivervi al video e noi ci vediamo alla prossima! Dov'è partire il video adesso? Classe G, sei caduto da una montagna dall'altro lato del picco di Shek e sei sopravvissuto per 2 settimane prima di tornare a portata di radio. Per fortuna il Rick era pieno di provviste e munizioni. Tempismo perfetto, immagino. Non so se hai un portafortuna o sei tu a esserlo. Se avere fortuna significa essere preso a calci in culo. Jim, sai, io ti credo sulla parola, è ovvio. C'è forse qualcosa di più in questa storia? Beh, visto che me lo chiedi, c'è questo. Che cosa? Dove l'hai trovato? Sento che tu sai già la risposta alla domanda. Non giocare con me, Peyton. Cosa hai trovato? Perché non mi dici tu cosa ho trovato? Noi siamo i primi a mettere piede sul pianeta, quindi non posso aver trovato una base neve che è vecchia di 5 Gina, anni. Abbassa la voce. È tutto quello che hai da dirmi? Capisca questo, Jim. Tenere segreta la prima colonia non è stata una mia idea. È uno dei termini che ho dovuto accettare per avere il nulla osta di Nedek per questa missione. Le apparenze sono essenziali per i loro interessi. Faranno di tutto per nascondere una tale sconfitta. Coronis doveva atterrare lontano dal sito originale, ma la tempesta ci ha portati qua. Più vicino alla verità di quanto potessi sperare. Sperare? Perché dovresti sperarlo? Per questo motivo. Generale Charles Braddock, comandante della prima forza di spedizione coloniale Neo-Venus. Il tuo vecchio ha guidato la prima colonia. L'ha guidata e l'ha persa. Non è stato più lo stesso. È successo qualcosa laggiù. Qualcosa di cui non voleva parlare. Va bene. Quindi. Tu sei qui per realizzare i sogni di tuo padre, per riscattare il suo fallimento. Sono qui per risolvere una crisi energetica e forse per trovare risposte con il tuo aiuto. Considerala come un'opportunità, un contratto permanente di investigazione, non per Coronis, ma per me, personalmente. E ti pagherò un bonus per la discrezione. Quindi devo mentire anch'io a tutti. Se Nevek viene a sapere di questo, annulleranno l'intera operazione e la sottoporranno a controllo paramilitare. Odio mentire ai miei uomini, Jim. Ma è per il loro bene. Fidati di me. Vedrò cosa posso fare. Sarà gay a mostrartela.